been rusting in the rubble, run into a faint. Need a brand new coat of paint. I found myself in trouble, thinking about what ain't never gonna be a saint. Buongiorno a tutti. Allora, get ready with me mattutino, ma super veloce perché ho spento la sveglia, ma ormai avevo già preparato tutto l'ambaradan per registrare il video, quindi cambio di programma. Non sarà un trucco raffinato, bellissimo, ma sarà comunque un trucco, penso, utile, perché faremo un trucco insieme veloce da realizzare a prima mattina. Ho applicato l'emulsione viso antiossidante e la crema contorno occhi di Biofficina Toscana e adesso devo far assorbire bene la crema, perché se la applico velocemente dopo il fondotinta, diciamo che tende a non assorbirsi bene. Fondotinta bioattivo di Liquid Flora colorazione 3. Una cosa che nel video di recensione non sono riuscita a dirvi, anzi no, l'ho detto però non l'ho specificato, è che questo fondotinta esige un'applicazione veramente rapida, altrimenti si asciuga e si vedono di più i pori dilatati, si vede più tutto. Via il pennello e applico le mani, che in velocità sono la cosa ideale. Come correttore applico lo stesso fondotinta ed il matitone, questo qui di Benefit, quello che va sotto le sopracciglia, però lo applico proprio leggermente così e poi ci vado a sfumare il fondotinta. Allora, questo riesco a farlo perché io fortunatamente non ho grandi occhiaie per il momento, quindi una cosa del genere in velocità a prima mattina la riesco a fare. Ovviamente se avete occhiaie un po' più persistenti dovete andare prima con i correttori epiteliari, quindi il pesca, l'arancio, e poi ad omogenizzare con un correttore simile alla vostra pelle. Oggi è 22 marzo, ragazzi, tra un mese esatto mi sposo, cioè tra un mese esatto a quest'ora mi sto preparando il grande evento. La mia pelle sta molto meglio. Ho ripreso in mano il mio vecchio trattamento a Zelike di Bionique, che non abbandonerò più. Visto tutto con questa cipria qui di Kiko, che è molto bella, la 05. Vedete che io amo le ciprie, però uso un'altra spugnetta perché non mi piace molto la spugnetta che esce da lì dentro. Allora, anche se andate di fretta, ricordatevi di fissare sempre bene, fare questi passaggi che sono fondamentali, perché altrimenti se state fuori tutta la giornata come sto io, va a finire che faccio un leggero contouring con questa terra della NYX, che è taupe, che mi piace da morire, ed il pennello 137 di MAC. E come blush applico questo di Nabla Daisy, che è un rosa molto tenue e sfumabile, ed applico questo ombrettino qui dai riflessi rosa della collezione Mutation di Neve come illuminante, perché ha questi riflessi lilla pazzeschi. Per i trucchi veloci, quello che io solitamente utilizzo sono questi matitoni di Kiko, ed è il numero 19, che è un grigio scuro. Questo è praticamente il trucco che ho fatto ieri, postato come al solito su Instagram, Facebook e così via. Ok, dopodiché prendo un pennello da sfumatura, mi sfumo i bordi, vedete, molto semplice. Parte qui, che ovviamente volevo dare, in realtà volevo mettere questo stamattina,
che è un ombretto di neve di, si chiama Carnaby Street, come una famosa strada londinese, e prima che l'ombretto si asciughi lo vado a picchiettare stesso con le dita. Vedete, ha un bellissimo colore viola con i riflessi lilla. Con un pennello pulito continuo a sfumare. Applico questo ombrettino qui, che è di Peter Hack, che io ho praticamente tolto dalla confezione, e me lo porto un po' nella piega per dare continuità. Non mi piace come termina qui, quindi vado leggermente a ridefinire. Applico lo stesso illuminante che ho applicato su Izzy, come vedete questo qua, anche qui. Poi vado con un kajal, questo è della Labo, all'interno della congiuntiva, sia sopra che sotto. E poi vado anche sulla rima ciliare superiore. Dopodiché, abbondante mascara. Allora, ho comprato in offerta il Volume Ice Active Mascara di Kiko, che è questo qui con la forma conica. Erano in offerta a 3,95 euro, quindi ho visto che questo ne erano rimasti due. Io di solito così faccio, dove vedo più buchi lo compro. Non è male, però non mi fa impazzire, devo dire la verità. Mi piace più lo Studio Sculpt, come si chiama? Sì, Studio Sculpt Mascara. Matita per le sopracciglia, uso Mercury di Nabla. Ok, lavo i denti e sono da voi. Allora, come rossetto che si abbinasse a questo smoky soffice che va sul violaceo, quindi con toni freddi, vado ad applicare Cher di Gerard Cosmetics, che è una tinta che è diventata tra le mie top tinte preferite e quindi tra le possibili tinte che metterò il giorno del mio matrimonio. Quindi fatemelo sapere se vi piace. È sempre un rosa, non è, c'è all'interno un po' di malva, quindi non è proprio caldo caldo caldo, ma non è nemmeno freddo freddo freddo. La cosa bella delle tinte di Gerard è che sanno di zucchero filato. E niente, questo è il look finito. Spero che vi piaccia, e è un trucco comunque molto veloce da realizzare. L'unico passaggio in più è applicare l'ombretto in polvere sopra l'ombretto in stick di Kiko, però io lo applico, cioè l'ho applicato per dare un tocco di più al trucco, e spesso utilizzo gli ombretti in stick di Kiko come base collante per gli ombretti in polvere, quindi per farveli durare anche di più. Niente, spero di esservi stata d'aiuto, vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.